Problema 4. Spira circolare estratta in 2 secondi da un campo B uniforme fino quasi ad uscire completamente. Calcolare Fm media e verso della corrente indotta. Il campo B fa un flusso positivo in entrambi i casi, sia all'inizio che alla fine che durante l'estrazione, perché B esce dal foglio verso di noi e la spira per convenzione, come al solito, la orientiamo in senso antiorario, quindi la faccia positiva è quella che guarda verso di noi. Per questo motivo il flusso del campo magnetico si calcola semplicemente moltiplicando B per S, sia perché B è uniforme, sia perché l'angolo tra il campo B e il vettore superficie è di 0 gradi, essendo tutti e due i vettori che escono verso di noi dal foglio. All'inizio tutta la superficie è interessata al flusso, quindi il flusso è B per tutta l'area del cerchio, pi greco era la seconda. Alla fine soltanto una parte della superficie, cioè del cerchio, è attraversata dal campo B, questa superficie attraversata è S2 e questo quindi è il flusso finale magnetico BS2. Il flusso quindi diminuisce perché sempre meno linee attraversano il circuito. Il circuito quindi reagisce cercando di ricreare queste linee che vengono a mancare. Per farlo fa girare una corrente in senso antiorario. Questo significa che è nato un campo elettrico che è tangenziale al bordo del circuito, quindi alla circonferenza, ed è rivolto sempre in senso antiorario. Si tratta quindi di una forza elettromotrice positiva. È tutto spiegato qua. Il flusso magnetico cala, la forza elettromotrice è positiva e la corrente anche. Scorre in senso antiorario. Durante l'estrazione della spira dal campo B, la Fm cambia istante per istante. Infatti, la Fm è meno la rapidità di variazione istantanea del flusso magnetico. E questo flusso magnetico non diminuisce sempre con lo stesso ritmo, ma in certi momenti diminuisce più rapidamente, in altri più lentamente. Comunque a noi è richiesta soltanto la Fm media. Allora possiamo considerare soltanto la variazione complessiva di flusso, senza guardare quello che accade nei vari istanti intermedi, ma prendendo soltanto il flusso all'inizio, anzi alla fine, meno quello all'inizio. Per calcolare il flusso finale dobbiamo calcolare quest'area S2. La calcoliamo sapendo che questo segmento che delimita la fine del campo magnetico si trova esattamente a metà raggio, 6 cm. Quindi per calcolare quest'area ne calcoliamo questa metà e poi la moltiplichiamo per 2. Questa metà la calcoliamo prendendo questo settore circolare che corrisponde a un terzo dell'intero cerchio, quindi S1 sesti, S1 è pi greco era la seconda, e gli togliamo l'area di questo triangolo, che è metà di un triangolo equilatero. Infatti, i suoi lati sono lunghi quanto il raggio. Dunque calcoliamo prima l'area di questo sesto di cerchio, togliamo l'area di questo triangolo, rimane metà dell'area S2. Moltiplichiamo per 2 e troviamo l'area S2. Il calcolo non l'ho svolto. Comunque alla fine, quando andiamo a calcolare il flusso magnetico nell'istante finale, quindi 2, conoscendo l'intensità di B, che era 0,86 Tesla, e l'area S2, calcoliamo questo flusso magnetico finale, allo stesso modo calcoliamo facilmente il flusso magnetico iniziale attraverso tutto il cerchio. E vediamo la variazione del flusso magnetico giustamente negativa e la Fm, che ha il segno opposto alla variazione del flusso magnetico, giustamente positiva. La Fm media di 16 millivolt.